Il verdetto della sesta giornata della seconda fase del campionato di Serie B riguardo le tre formazioni teramane ha decretato una vittoria e due sconfitte. Partendo dall'unica nota positiva, la Globo Giulianova ha battuto la Virtus Padova 72-63 con una prestazione di cuore, di voglia e di carattere, conquistando due punti pesantissimi in ottica salvezza. I ragazzi di coach Zanchi hanno vinto di squadra e sono stati bravi a non disunirsi nell'ultima frazione, quando i veneti si sono portati anche avanti sul 55-58. Proprio in questo momento Di Carmine e compagni hanno tirato fuori gli attributi, realizzando un break devastante di 19-5 che ha tagliato le gambe agli ospiti, chiudendo definitivamente il match. Per i giallorossi 5 gli uomini in doppia cifra: Spera, Cacace, Tognacci, Tiam e Di Carmine, ma bisogna elogiare tutti i giocatori scesi sul parquet. Se teniamo conto che Giulianova ha affrontato un violento focolaio Covid e di fatto è una squadra gitana che non si è mai allenata nella stessa palestra e che è stata messa in ultima fascia nel ranking iniziale, il suo campionato in uno dei gironi più difficili ed equilibrati ha oggettivamente dello straordinario. A fare da contraltare è la sconfitta della Renova Teramo Spicchi, che stecca la partita più importante della stagione, perdendo al Palacquaviva contro l'ex fanalino di coda Unione Padova 63-69. È una sconfitta che fa male non tanto per i punti persi e per aver rivitalizzato un avversario che era quasi con un piede nella fossa, ma per come è arrivata e per l'atteggiamento avuto sul parquet dai giocatori biancorossi, pesantemente criticati a fine partita dallo stesso presidente Nardi e dai dirigenti. Eppure nel primo tempo l'approccio dei ragazzi di Salvemini è stato positivo, con un attacco fluido e una difesa attenta. I biancorossi hanno toccato a metà del secondo quarto anche le 18 lunghezze di vantaggio, ma proprio in questo momento è avvenuto il blackout mentale, dettato forse da un po' di superficialità, che a lungo termine risulterà decisivo e negativo per Serroni e compagni. Emblematici i soli 4 punti realizzati nell'ultima frazione dei teramani e la poca fisicità, con un 35-44 nei rimbalzi a favore dei padovani, che hanno sbagliato anche tante conclusioni. Basti pensare al 10-22 nei tiri liberi. Adesso sarà fondamentale tramutare la delusione in energia positiva per cercare di ottenere due vittorie nelle ultime due partite, evitare così l'ultimo posto e ottenere il miglior piazzamento nei play-out. Perde infine anche la Liofilchem Roseto, che cade in casa contro San Vendemiano 64-75, nonostante i 18 punti di Lucarelli e Serafini e gli 11 punti di Amoroso. I biancazzurri restano quindi al quinto posto in classifica, quota 22 punti, in piena lotta per i play-off con ancora due gare da recuperare.